Io sono cresciuto Pokémon, ero tipo in seconda elementare quando venne proprio il boom, mi ricordo il delirio, le maestre sequestravano robe, eccetera. Prima ancora della nascita dei Pokémon, io però avevo la fissa delle bestie, l'ho sempre avuta. In particolar modo di quelle preistoriche, insomma, sapete, se mi seguite da un po', che per i dinosauri ho un leggerissimo ascendente. Quindi tutte le volte che vedevo un Pokémon, specie appunto tra i fossili, che somigliava a qualche animale estinto, io facevo i salti di gioia, insomma. Però tutte le volte ogni generazione metteva quei due fossilini maledetti e se ne lavavano le mani così, insomma, giusto per stare a posto alla scienza. E io mi dicevo, cavolo, ma con il potere che avete di fare tutti i mostri che volete, ma perché non fate di continuo mostri basati su dinosauri, insomma? Troppo pochi ce ne sono. Dinosauri o insomma altre bestie preistoriche, insomma, o anche qualche animale figo che c'è ancora, insomma, però vabbè. Se mi seguite da un po', in particolar modo sugli altri miei social, Instagram e Facebook, sapete che mi diletto anche col disegno ogni tanto, nulla di trascendentale onestamente, però beh, mi diverto. In effetti non faccio mai vedere roba mia nei video, insomma, penso che perlomeno con la roba in digitale sia successo una volta ad oggi, quello del video della Lucigenia. Oggi è il secondo video in cui vi faccio vedere dei miei disegni in digitale. Sì, insomma, mi sono detto, data questa penuria di Pokémon preistorici, perché non li faccio io, insomma? In effetti seguo da tanto la community dei Fakemon, così detti, insomma, i Pokémon fake, che su Instagram e nel DeviantArt, eccetera, è piena di gente che ha veramente talento, cioè molto molto brava, ha delle idee pazzesche e riesce a mimare lo stile dei Pokémon in modo fenomenale, cioè sembrano veri sul serio questi Pokémon qua. Lo spunto di fare sto video mi è venuto guardando i video di Mitologicamente Grivit. Vittorio è un ragazzo che su YouTube parla di mitologia, folklore, leggende, abbiamo anche collaborato in passato, quindi vi invito, se vi interessa un minimo questi argomenti, ad andarlo a recuperare perché merita. Insomma, ha avuto un'ideona, fondamentalmente nell'ultima serie di video che ha fatto sta prendendo gli dèi e gli eroi di vari Pantheon che vengono trasformati, per così dire, in Pokémon da un artista che tra l'altro seguo anche su Instagram che si chiama Da Drake, molto bravo, e in sostanza prende come spunto questi Pokémon per parlare anche del dio in questione e dell'ispirazione che c'è dietro, eccetera. Insomma, sono interessanti questi video. Quindi fondamentalmente ho detto, va bene, facciamo anche noi una serie sui Pokémon preistorici, fondamentalmente. Insomma, Pokémon che sono versioni preistoriche di Pokémon esistenti, che in maggioranza penso tutti conoscerete. Per ogni Pokémon, in sostanza, analizzerò un attimino il design, parlando delle scelte che ho fatto e soprattutto parlandovi un po' più nel dettaglio dell'ispirazione, insomma, perché male non fa, perché fino a prova contraria questo è un canale di divulgazione scientifica, ricordiamocelo. Vi farò vedere tipo 6 design a puntata, ci usciranno già 4 puntate minimo con tutti i design che ho fatto fino ad ora, e quindi senza indugio partirei col Pokémon numero 1, cioè il primo proprio nel Pokédex, il numero 1 è Bulbasaur. Bulbasaur io l'ho reimmaginato in questo modo. Bulbasaur già di per sé è basato su un gruppo particolare di animali estinti che sono i Dicinodonti. Una forma piuttosto nota al grande pubblico, perlomeno quello appassionato, è Placerias, perché nella prima puntata della serie storica fatta dalla BBC che fu trasmessa dalla macchina del tempo quando la mia generazione era piccolina, compariva anche lui. Questi animali, i Dicinodonti, vi sarà capitato di vederli in riviste e vecchi libri di quando eravamo piccoli, dedicati alla fauna preistorica sotto al nome terribile, e ora vi spiego perché, di rettili simili a mammiferi, assieme a tutta un'altra serie di forme strane oggi estinte. Si sente spesso dire che infatti noi mammiferi all'inizio della nostra storia eravamo rettili, quindi alcuni rettili si sono evoluti in mammiferi e poi hanno portato a noi, questo lo dice anche una canzone di Jovanotti, per dire. Tant'è che in passato il gruppo dei sinapsidi, che comprende i mammiferi, cioè noi e tutti i nostri altri parenti, come per esempio i Dicinodonti, veniva considerato come un gruppo particolare di rettili. In effetti noi mammiferi, o meglio ancora noi sinapsidi, abbiamo un antenato in comune con i rettili, non è che discendiamo da loro. Questa è una considerazione legata, come sempre, a tutti i vari luoghi comuni errati sull'evoluzione. L'evoluzione non è una catena in cui ad ogni anellino succede un altro che è migliore e che, come dire, sostituisce quello che c'era prima. Non è che gli anfibi sono diventati rettili e poi sono diventati uccelli e poi siamo diventati. No, cioè, no, questa è una considerazione sbagliata. L'evoluzione va vista come un cespuglio. Un cespuglio dove tutti i rami sono allo stesso livello, ognuno va dove gli pare, per la direzione che gli pare, e questi rami possono in qualche caso biforcarsi, in qualche caso possono addirittura unirsi e in qualche caso si seccano. Nel caso dei Dicinodonti, sappiate che hanno più cose in comune con noi mammiferi rispetto a quante ne abbiano con i rettili. Nonostante
per la nostra percezione, mantengano, a torto vi dico, delle caratteristiche che noi consideriamo rettiliane. Il gruppo di vertebrati che è riuscito a slegarsi completamente dall'ambiente acquatico e conquistare la terraferma è quello degli amnioti. Si chiamano così perché appunto depongono un uovo col guscio duro che protegge l'embrione dal disseccamento e hanno anche l'amnios, una membrana che delimita attorno all'embrione una cavità piena di liquido che poi è quello che dà il nome al gruppo, amnioti appunto. Il clade degli amnioti è diviso in due. Da una parte abbiamo i sauropsidi, che poi hanno portato ai rettili e quindi agli uccelli. Dall'altra parte abbiamo i sinapsidi, che hanno portato poi alla fine a noi. Quando dico hanno portato a, intendo a livello temporale sono comparsi dopo, nel senso però non è che la direzione era quella di tendere a diventare mammiferi, come vi ho detto questa è una concezione sbagliata. I dicinodonti in particolare hanno questo nome per le loro zanne, che come vediamo in Bulbasaurio ho deciso di rendere un attimino più visibili. Dicinodonte infatti vuol dire due denti da cane ed è questa una caratteristica che troviamo in diverse forme di questo gruppo. Non si sa bene a cosa servissero, forse erano degli strumenti di offesa contro i rivali della stessa specie, forse erano utilizzate per la difesa contro i predatori e c'è chi dice che potessero essere anche un tratto legato al dimorfismo sessuale. Con i Visaur si vede subito come appunto ho deciso di togliere le orecchie per renderlo più simile ad un dicinodonte e ho di nuovo potenziato il discorso delle zanne. E la pianta sulla schiena inizia ad aprirsi. Per le piante di questa linea evolutiva ho preso spunto dalle cicadali. Le cicadali sono uno dei primi gruppi di gimnosperme comparsi, sono un gruppo antichissimo di piante che tra l'altro è oggi ancora vivente. In quanto gimnosperme non hanno fiori, quindi in questa linea evolutiva non ci sono i fiori tipici, no, delle evoluzioni poi di Bulbasaur, perché appunto in quanto gimnosperme non hanno fiori, quella è una cosa delle angiosperme. La struttura centrale, diciamo, della pianta di Visaur riprende un attimino il cono, che è la struttura riproduttiva di queste piante. In Venusaur, al posto del cono, ho messo un tronco vero e proprio, insomma. Questa penso sia la prima volta che parlo di piante nel mio canale, ma tranquilli, vi prometto che non succederà più. Venusaur è una bestia, cioè è enorme, e in effetti cita un dicinodonte molto molto grosso, pubblicato nel novembre del 2018, quindi roba piuttosto fresca, che è stato veramente una sorpresa, e che è stato battezzato Lisovicia boiani. È stata una sorpresa perché, uno, non sapevamo che i dicinodonti fossero diventati nel corso della loro storia così grossi. Questa era grosso un elefante, sta bestia. E due, è vissuto in un periodo, cioè il medio-tardo triassico, in cui si supponeva che praticamente tutte le nicchie ecologiche dei grandi erbivori fossero state più o meno già conquistate dagli antenati dei dinosauri sauropodi dal lungo collo, che poi esplosero definitivamente nel Giurassico. Per quanto riguarda l'analisi delle mosse, delle statistiche, eccetera, quella non ho intenzione di farla, ve lo dico subito, perché non ho le competenze per farla, vi dico la verità, e perché non mi interessa. Mi interessa di parlare dei design e dell'ispirazione scientifica di questi Pokémon, non per quanto riguarda appunto se possono essere giocabili nel competitivo, quello non mi frega e secondo me appesantisce anche la narrazione. Comunque, una piccola considerazione sui tipi, io toglierei il tipo veleno a Venusaur e farei erba puro in questo caso. Comunque, vabbè. Passiamo ora a due Pokémon che in genere non piacciono a nessuno, ma a me, che mi sono sempre garbate le cose morcicose, melmose, invece mi sono sempre piaciuti, ovvero Mach e Grimer. Eccolo qua, il mio Grimer preistorico. Lui trae direttamente ispirazione dalle pozze di Catrame di Rancho La Brea, un sito fossilifero molto molto ricco che si trova appena fuori Los Angeles, non troppo distante da Hollywood e Beverly Hills per intendersi. Rancho La Brea è considerata una delle località fossilifere più importanti del mondo per la quantità e la varietà di specie, soprattutto mammiferi e uccelli, che ci ha regalato nei circa 100 scavi che sono stati fatti dall'Ottocento a oggi. Ci offre un meraviglioso spaccato della diversità a livello di animali presente in questa zona tra 140.000 e 50.000 anni fa, quindi siamo nell'era glaciale per intendersi. Ci hanno regalato oltre 600.000 reperti di circa 500 specie diverse che a partire dal 2015 hanno avuto il giusto lustro perché è stato inaugurato il museo di Rancho La Brea, che fondamentalmente è una figata di museo, spero un giorno di poter andare a visitare. Quindi insomma, i protagonisti dell'era glaciale nordamericana qua ci sono tutti. Troviamo mammut, bisonti, lupi, smilodonti, quindi tigre lenta sciabola per intendersi, e un sacco d'altra roba, che magari verrà citata da altri Pokémon, chi lo sa. Brea in spagnolo vuol dire catrame,
in effetti fa direttamente riferimento alla natura di questo luogo. Ci sono delle pozze catramose che al tempo, durante periodi di siccità, attiravano gli animali in cerca appunto di abbeveratoi naturali, oppure li ingannavano perché pensavano di camminare sul terreno solido e invece poi sprofondavano e nulla, appunto, ci venivano dentro, rimanevano incagliati lì e ci morivano. Poi la cosa bella era che quando per esempio ci rimaneva un mammut, tutti i predatori cominciavano a orbitargli intorno, aspettare che morisse, ci andavano anche loro per mangiarlo, a loro volta rimanevano incastrati, poi ne arrivavano altri per mangiare i predatori, incastrati, un casino, tutti morti. Però bene che siano morti male, perché se no non li avremmo trovati. In pratica ho pensato a Grimer e Mac come delle pozze di catrame viventi che stavano lì in agguato e quando uno sfortunato Pokémon dell'era glaciale ci ficcava lo zampotto, loro lo inglobavano e lo consumavano fondamentalmente. Quindi insomma, mia scherzi, sti Grimer e Mac. La cosa che mi sembrava figa era quella di includere, diciamo, nel concept, siccome appunto loro sono molto catramosi, molto viscosi, le ossa delle prede che erano rimaste lì infilate. Infatti questo Grimer, se vedete, ha in testa il cranio di Cubon, di un Cubon sfortunato che ci ha messo lo zampotto dentro, e poi ha anche il suo osso che gli spunta da dietro. Questa cosa si vede ancora di più in Mac. Mac è un pozzone gigante e fondamentalmente ha ovviamente il cranio di Marowak infilato sulla testa, l'osso a boomerang di Marowak che gli spunta da qui, poi ha una zanna qua che sarà mica, non lo so, di un Donphan dell'era, di quelle, poi vediamo. E poi gli ho infilato anche in mano, perché sì, un cranione di Rattata, così, un Rattata veramente grosso, che può usare appunto come arma. La cosa che mi sembrava interessante era che magari questi Mac possono, e questi Grimer, possono imparare delle mosse che in teoria non potrebbero imparare, ma se hanno addosso degli elementi caratteristici che li possono far apprendere quella mossa lì, perché gli danno in più una feature anatomica che prima non avevano, magari la imparano. Sarebbe ganzo se questo Mac sapesse fare sia Ossumerang, o se non sapesse farlo comunque potesse impararlo, sia Ossumerang, che è una mossa caratteristica di Cubon, insomma della sua linea evolutiva, perché appunto ha l'osso, no, che lancia, e magari anche Iperzanna, perché ha quel cranio di Rattatone sulla mano. Quindi diciamo ossa che in teoria Mac non potrebbe imparare, ma in questo caso, ideine così. Prima di passare al prossimo design vi dico una cosa. Allora, se mi seguite su Instagram, voi sapete che il mio computer ultimamente sta dando veramente dei problemi, perché fondamentalmente pensate che questa è la seconda volta che registro questo video, perché ho perso tutti i file quando l'ho, che bellezza, il lavoro sprecato. Sul mio computer ci lavoro ovviamente con programmi di grafica, perché appunto faccio illustrazione digitale, con programmi di montaggio video, con programmi anche di modellazione 3D, che purtroppo ho dovuto un attimino mettere in pausa la modellazione 3D perché era un casino, insomma il mio computer cominciava veramente a non reggere più. C'ha 8 anni, all'epoca era buono, però ora comincia. È un buon computer di scorta, ma non un computer su cui posso puntare. Quindi devo fare un upgrade a livello tecnico. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziarvi davvero di cuore, perché grazie al vostro sostegno io ho potuto fare degli upgrade, delle migliorie a livello tecnico per il canale. Se mi seguite su Instagram e Facebook ve ne siete anche resi conto, perché appunto ho fatto vedere tutti quanti il cavalletto nuovo, che è quello su cui sto registrando questo video, poi microfoni vari per le interviste, per i podcast, insomma ancora lo sto configurando, però appena ce la faccio arrivano anche i podcast. Questo per dirvi che il computer è una cosa di cui ho fondamentale bisogno, ho bisogno che sia buono. Ci metterò ovviamente del mio, però appunto sarà un casino, perché non è che abbia così tanti soldi da parte. Per cui l'idea era quella di aprire delle commissioni. Nel senso che sì, qualcuno mi dimostra il suo sostegno così sulla fiducia e perché apprezza i contenuti che faccio, e questo per me è una cosa meravigliosa, veramente sul serio, grazie di cuore. So che qualcuno di voi mi darebbe qualcosa subito per aiutarmi con questa cosa del computer, perché affinché continui a non perdere video, che poi, perché è già successo con un'intervista a Lorenzo Rossi e dovevo montare, che poi non vanno purtroppo su questo canale perché vengono perduti, eccetera. Però diciamo che mi sento di più la coscienza a posto e mi sembra giusto ringraziarvi dandovi qualcosa in cambio. Per cui l'idea era di aprire delle commissioni. Mi spiego meglio. C'è un Pokémon preesistente che voi vorreste vedere in versione preistorica, magari ispirato a un animale che sapete già? Fatemelo sapere. Oppure c'è un Pokémon che vorreste vedere in un'altra versione di un animale esistente, tipo la linea evolutiva di Caterpie reinterpretata come fosse quella appartenente ad un particolare lepidottero che non è comparso ancora nel mondo dei Pokémon, tipo, che ne so, la farfalla monarca? Posso anche vedere di fare dei Pokémon da zero, cioè un Pokémon ispirato ad un particolare animale preistorico
che appunto non c'è ancora nel mondo dei Pokémon, oppure ispirato ad un particolare animale del Madagascar assurdo che nessuno conosce e che vorreste vedere in versione Pokémon. In fondo alla descrizione, insomma lì nel primo commento in evidenza, trovate appunto tutte le info per poter partecipare a questo finanziamento del computer, avendo in cambio un pezzettino di quello che so fare, che mi rendo conto non sia chissà tutto lo spettacolo, però so, se apprezzate questi contenuti, ecco, mi fa piacere. Tra le altre cose, ho aperto un'altra pagina Instagram, parallela, diciamo, a quella mia principale, si chiama ZooSparkle, e l'ho chiamata ZooFakeMon, per rimanere un po' lì. Ed è lì che praticamente caricherò tutti i miei lavori legati appunto a questo mondo dei Pokémon finti, per non intasare il discorso del mio account principale. Quindi andate a seguire lì e date un'occhiata anzi a quelli per vedere se vi piace il mio lavoro, perché comunque sia, parlerò di questi Pokémon nel corso delle puntate, però se siete ansiosi di vedere quali ho fatto finora, andate lì e vi togliete la voglia. Quindi quello che vi dovevo dire ve l'ho detto. Passiamo all'ultimo design di questo episodio, che è Lapras. Lapras è un Pokémon tenerone, immagino che però tutta questa tenerezza si sia un po' persa nel mio design. Lapras di per sé è già basato su un plesiosauro. Ah, piccola cosa fondamentale, i plesiosauri e in generale i rettili marini di altri gruppi sono vissuti nel Mesozoico e ricordano dei dinosauri così vagamente, ma ricordiamoci che non sono dinosauri assolutamente, sono un'altra cosa, mi raccomando. Il mio Lapras comunque ha caratteristiche da plesiosauro nudo e crudo. Gli ho allungato un po' il collo, gli ho fatto appunto i denti lunghi, sottili e che si incastrano, che sono utili per afferrare piccole prede scivolose. Gli ho spostato la narice un pochino nella posizione un po' più corretta, vicino alla cima del muso, qua sopra, perché è un adattamento quello di molti in realtà vertebrati terrestri che poi si sono riadattati alla vita acquatica, no? Lo spostamento delle narici, pensate alle balene, lo sfiatatoio sono narici modificate. Perché comunque sì, vivono in mare ma respirano aria, quindi è più vantaggioso averli sulla cima del capo, così non devi uscire tutto fuori. Sulla postura, diciamo, si può soprassedere perché Lapras è fatto in quel modo, però fondamentalmente quella postura lì i plesiosauri, tipo no, come le foto di Nessie, non la potevano avere, perché appunto avevano le vertebre e non gli consentivano di assumere una postura del genere, e poi nuotare sott'acqua col collo in quella posizione ti dava un sacco di resistenza, faceva una fatica bestia, quindi lo tenevano dritto. Ho tolto due caratteristiche tipiche di Lapras, ma che non erano propriamente da plesiosauro, cioè quel guscio a tartarugone roccioso sulla schiena e quelle orecchie tondi lì dietro. Una cosa interessante, già presente nel design di Lapras a dir la verità, è il fatto che è scuro sopra e chiaro sotto. Questa colorazione la ritroviamo in molti animali, non necessariamente marini, ed è il cosiddetto fenomeno del counter shading. Cioè, prendiamo il caso per esempio dello squalo bianco. Lo squalo bianco è scuro sopra e chiaro sotto. Se una preda lo guarda dall'alto, lui si confonderà con l'oscurità proveniente dalle profondità del mare, perché appunto è scuro. Se la preda lo guarda dal basso, allora in quel caso si confonderà, siccome è bianco, con la luce proveniente dalla superficie. Quindi è un meccanismo per passare inosservati alle prede e ai predatori, a seconda dei casi. Sono state trovate alcune tracce di questo schema cromatico in alcuni rettili marini, per cui non è tanto campata per aria come cosa in questo caso. Nel 2014 infatti c'è stata una ricerca che ha esaminato questa faccenda per rettili marini come tartarughe marine, come la tartaruga liuto che è ancora vivente, e poi mosasauri e ittiosauri. E questi in realtà, nonostante abbiano sauri nel nome, anche loro non sono dinosauri, ricordiamocelo. Una cosa su cui voglio farvi soffermare è quella pinnetta in fondo alla coda, non so se ve ne siete accorti, ma c'è. Il trend delle ricostruzioni aggiornate di plesiosauri ultimamente è quello di ricostruirli con quella pinnetta lì sulla coda, ma è un trend che non è che sia tanti anni che si è affermato, A dirla tutta, però, non è che sia la prima volta che viene proposta questa cosa per i plesiosauri. Pensate che esistono immagini del fine 800, come questa, che è del 1895, che fa parte dello studio di Wilhelm Dames di Seleiosaurus, che già lo ricostruivano con questa pinnetta qua. E per dirla tutta ancora di più, la possibilità di questo tipo di struttura nei plesiosauri era stata già immaginata e ipotizzata da Owen 30 anni prima. Richard Owen è quello che ha inventato, tra le altre cose, la parola dinosauro, nel 1842. Ma allora, se già all'epoca c'era sta cosa, come mai dopo non li hanno più rappresentati in questo modo? Questa cosa è dovuta in parte alla natura della pinna stessa e in parte alla natura della fossilizzazione, perché fondamentalmente quella pinna è fatta da tessuto molle, non è sostenuta da ossa che ne ricalcano la forma e che quindi ti fanno intuire che c'era. È tessuto molle, il tessuto molle nella fossilizzazione va perduto. A volte puoi avere particolarmente fortuna e trovare dei campioni che
mostrano la presenza di tessuti molli tramite vari espedienti, come per esempio se è conservata l'impressione di questo tessuto molle, oppure magari un film carbonioso che ricopriva quella parte lì, a seconda dei casi, a seconda degli organismi. Però ecco, devi avere una bella fortuna, e di campioni in questo modo non ce ne sono tanti, purtroppo. Quando presenti, spesso e volentieri in passato, quando non si aveva ancora le idee chiare su certe cose, queste strutture sono state prese come semplici artefatti di fossilizzazione. Cioè, quella lì non era una impressione del tessuto molle che ci stava, eccetera, ma semplicemente una cosa, una struttura particolare che per caso si è formata perché il fossile si è fossilizzato appunto in un contesto particolare, ecco, quindi sono artefatti di fossilizzazione, ripeto. Però l'evidenza di strutture simili è cominciata con gli anni a cicciar fuori anche in altri gruppi di rettili marini diversi dai plesiosauri che l'avevano evoluta in modo indipendente. Quindi, durante il meeting del 2010 della Società di Paleontologia dei Vertebrati, che si tenne a Pittsburgh, Benjamin Wilhelm comincia a mettere i puntini sulle i riguardo la questione della pinna caudale dei plesiosauri. In sostanza mostra delle evidenze nelle vertebre caudali di due generi, che sono Cryptoclidus e Murenosaurus, che possono farci intuire, anche se non riprende la forma della pinna, che lì sotto effettivamente c'era un sostegno per una struttura di tessuto molle che formava una pinna. Infatti, nonostante non ci sia l'impressione di pelle, alcuni di questi caratteri sono compatibili col sostegno di una pinna carnosa, insomma. Non tutti sono concordi al 100%, ma se non altro ci sono dei dati a sostegno di questa faccenda, quindi il trend delle ricostruzioni paleoartistiche di plesiosauri considerate aggiornate ad oggi è proprio quello di rappresentarli con questa pinnetta sulla coda. Siamo arrivati alla chiusura di questa prima puntata della serie sui Pokémon. Fondamentalmente potrei anche non limitarmi, anche se rimarrà il core della serie, ma potrei anche non limitarmi a fare semplicemente sempre cose preistoriche. Potrei anche fare, come vi dicevo, versioni di animali che esistono, di Pokémon esistenti, quando poi un attimino avrò un po' di tempo più per studiarli. Addirittura potrei fare anche dei Pokémon ex novo, insomma, però poi vediamo. Quindi vi lascio in descrizione e nel primo commento tutti i link ai miei social, che siano la pagina Facebook, il mio account di Instagram, l'account di Instagram che utilizzo per cosare i Pokémon, per metterci questi Pokémon finti, eccetera. Mi raccomando, date una spulciata anche al discorso, no, delle commissioni. Grazie mille per coloro che vorranno contribuire in questo modo al miglioramento di questo canale. E niente, altra cosa me ne stavo per scordare, come sempre vi voglio far vedere il libro consigliato di questa puntata, che è La Vespa che fece il lavaggio del cervello al bruco di Matt Simon, con l'introduzione di Telmo Piemani, tra l'altro, insomma, non è che sia il primo così messo lì. Niente, fondamentalmente è un libro che sto adorando, è il tipo di libro che mi piace molto, perché appunto sono capitolini dedicati a varie cose inusuali del mondo animale, perché si sa che in natura la normalità è essere strani, fondamentalmente, quindi un sacco di adattamenti assurdi selezionati positivamente dall'evoluzione, perché vantaggiosi per quanto contorti, e che aiutano questi animali a sopravvivere, a sfuggire ai predatori, a riprodursi, eccetera eccetera. Comunque sia, questo è uno dei libri, quindi devo ringraziare tantissimo Manfredi che me l'ha inviato, che mi sono arrivati grazie alla mia wishlist su Amazon, perché c'è anche questa possibilità. Io ho aperto una wishlist su Amazon in cui ho racchiuso libri e materiali che potrebbero servirmi per aiutarmi a migliorare il contenuto di questo canale, quindi è una cosa per me fantastica. E grazie mille di cuore a tutti. Quindi, se questa serie sui Pokémon vi è piaciuta e ne volete vedere ancora, fatemelo sapere naturalmente con mi piace, commenti, condivisioni. Fatemi anche sapere appunto nei commenti cosa vi piacerebbe vedere. E niente, insomma, ci vediamo alla prossima. Ciao!